Mi chiamo Dario Granaglia, sono un delegato della FIOM CGIL, la Federazione dei Metalmeccanici Italiani. Lavoro in una fabbrica del gruppo FCA Fiat. Sono candidato per una lista alle prossime elezioni comunali di Torino per l'abrogazione dei trattati dell'Unione Europea e di tutte le leggi distruttive varate in questi anni. Ieri sera abbiamo realizzato un meeting a Torino di questa lista, che ha visto la partecipazione di 150 persone. Da quando questa crisi è iniziata, dunque da 7 anni consecutivi, le giornate di lavoro si sono abbassate in modo importante, portando il mio salario e quello degli altri lavoratori ad un livello super basso che ci porta a fare sacrifici enormi. Quando io non lavoro, lo Stato mi dà un salario ridotto, che da noi si chiama cassa integrazione. Dunque, tutti i cittadini italiani si fanno carico della crisi del gruppo FCA, ma la FCA sposta la sua sede legale all'estero per pagare meno tasse. E questo grazie alla libera circolazione dei capitali dell'Unione Europea. Con l'inizio della crisi, la Fiat aveva deciso di uscire da Confindustria, l'associazione del padronato italiano, per sbarazzarsi del contratto nazionale e fare un contratto specifico solo per la Fiat. Per questo l'amministratore delegato Fiat, Marchionne, aveva fatto un accordo con CISL e UIL, gli altri due grandi sindacati italiani. CISL e UIL allora avevano fatto un referendum tra i lavoratori, facendo un ricatto: se non accetti, la Fiat chiuderà. Ma anche in queste condizioni terribili, anche se il sindaco di Torino del PD faceva pressioni per il sì all'accordo, il 46% dei lavoratori Fiat votavano contro, segnale di una resistenza enorme e di un'enorme volontà di battersi. Il mio sindacato, la FIOM CGIL, aveva preso posizione per il no, trascinando tutta la CGIL. Questo fu molto positivo. Ma nello stesso tempo la FIOM non aveva preso posizione chiaramente per il ritiro e poi l'abrogazione del piano, consentendo del risultato del referendum. E così, a partire dal 1 gennaio 2012, la Fiat ha applicato un contratto specifico al di fuori del contratto nazionale. Con quale obiettivo? L'amministratore delegato Fiat affermava allora che era necessario disporre di uno strumento più adatto alla competizione mondiale per rispondere alle esigenze della governance della fabbrica per la competizione mondiale. In un'altra intervista precisava più direttamente le cose: voglio una flessibilità selvaggia. Era la dichiarazione di guerra totale contro i lavoratori, l'annuncio di una battaglia finale per distruggere tutto quello che restava ancora dopo anni e anni di attacchi, di distruzioni dettati dall'Unione Europea. Tutta la popolazione aveva allora compreso la posta in gioco. Se il piano passava alla Fiat, prima o poi le stesse condizioni terribili di lavoro si sarebbero costruite. Era la fine del contratto nazionale, lo sfruttamento più duro sarebbe passato in tutto il paese. Ed è per questo che la popolazione si mobilitava in tutto il paese a fianco della FIOM, a fianco degli operai Fiat. Nell'ottobre 2010 ci fu un'enorme manifestazione a Roma contro il piano Marchionne, con 500.000 lavoratori di tutti i settori. Ma di fronte a questa forza la direzione della FIOM si rifiutava di dire ritiro e abrogazione, facendo delle controproposte alla Fiat. Così il piano è passato e a partire da questo momento la porta è stata aperta per tutti gli attacchi in tutti i settori. In particolare il piano Marchionne ha aperto la strada al Jobs Act, che è la riforma del codice del lavoro in Italia, che ha soppresso tutte le protezioni per i lavoratori, ha distrutto lo statuto dei lavoratori conquistato nel 1970, ha introdotto la precarietà completa. Ma questo ha facilitato anche la distruzione dei contratti nazionali per il settore pubblico, la riforma della scuola che la privatizza, i colpi ai bilanci, i tagli. Eh sì, perché con il Jobs Act i capitalisti ottengono enormi esenzioni fiscali che pesano ancora di più sul bilancio dello Stato, il quale, sottomesso a Maastricht, ai trattati europei, deve tagliare nella sanità, nei servizi, privatizzare, attaccare le pensioni. E oggi noi siamo in una situazione nella quale un numero enorme di famiglie non può curarsi e curare i propri figli, e nella quale è normale attendere un anno per una visita urgente
cosa che porta alla morte di un numero crescente di persone. E così per la prima volta dal dopoguerra la speranza di vita diminuisce in Italia. Ebbene compagni, il piano Marchionne è stato applaudito e spinto dall'Unione Europea in nome della libera concorrenza non falsata. E così il Jobs Act, che è stato direttamente dettato con una lettera al governo, e così la riforma della scuola, la riforma delle pensioni. Ma non hanno mica finito il loro lavoro di distruzione. L'Unione Europea dice oggi che le riforme vanno bene, ma bisogna proseguire. Per proseguire il governo ha approvato una riforma della Costituzione che permette di accelerare tutti i piani. In tutta Europa abbiamo bisogno di costruire questo movimento e nel nostro appello noi lo diciamo chiaramente. L'uscita dalla Gran Bretagna e dall'Unione Europea darebbe un nuovo slancio alla resistenza dei popoli. Voglio terminare il mio intervento con un messaggio a tutti i lavoratori d'Europa, ma in particolare ai francesi che oggi sono in lotta per il ritiro della riforma del lavoro. In questi giorni Renzi ha dichiarato che dopo il grande sciopero degli insegnanti di un anno fa era sul punto di cadere. Dunque, se la mobilitazione fosse proseguita senza controproposte fino al ritiro a tempo indeterminato, allora si poteva vincere. Dunque si può vincere. Io lo dico chiaramente, hanno paura. Come per la Brexit, come per tutte le lotte, come per la Francia oggi. Se si riesce a vincere una volta, tutto è rimesso in causa e una prospettiva pare per tutti i popoli d'Europa.